Ben ritrovati ad una nuova edizione del Prima TG e buon sabato. L'Italia abbandona pian piano il rosso che l'ha caratterizzata nel periodo pasquale e si avvia verso una settimana nella quale il colore più preponderante sarà finalmente l'arancione. A restare rosse sono Calabria, Campania, Puglia e Valle d'Aosta, a cui rischia di aggiungersi anche la Sardegna, mentre le altre appunto saranno arancioni. Trend persino da zona gialla per almeno 6 regioni, Veneto, Marche, Umbria, Abruzzo, Trento e Bolzano. Sono proprio le regioni però a chiedere dove è possibile delle restrizioni meno forti con la possibilità graduale di riaperture. Attenzionata quindi la Campania, si prospetta un lungo e complesso fine settimana nel napoletano a causa proprio delle restrizioni Covid, così come deciso dal prefetto locale Marco Valentini. Durante una riunione che ha visto la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, DDA, e l'assessore al patrimonio del Comune di Napoli, vertici provinciali delle forze dell'ordine, il vice comandante dei Vigili del Fuoco e del comandante della Polizia Locale di Napoli, è stata esaminata la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica in alcuni comuni dell'area metropolitana di recente interessati da una recrudescenza di episodi delittuosi, disponendo a riguardo servizi straordinari di controllo del territorio. Per la città metropolitana è stato disposto infatti per tutto il weekend il rafforzamento dei servizi di vigilanza da parte delle forze di polizia per verificare il rispetto delle prescrizioni normative dettate per il contenimento dell'emergenza Covid-19. Incontro del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il Capo della Polizia e il Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, unitamente ad una rappresentanza della Polizia di Stato in occasione del 169° anniversario della sua Costituzione. Ascoltiamo proprio le parole di Mattarella. In questa occasione vorrei esprimere il ringraziamento per quello che i nostri concittadini avvertono nei confronti della Polizia di Stato. La fiducia e l'affidamento. Questi sentimenti sono ulteriormente intensificati in questo periodo di emergenza sanitaria. Come lei ha ricordato, la Polizia di Stato si è prodigata con impegno e abnegazione, pagando un prezzo alto. 14 vittime sono tante e 10.000 contagiati sono un prezzo particolarmente pesante, dovuto al fatto di essere in prima linea nel garantire ai nostri concittadini la sicurezza e l'assistenza necessaria. E questo è un ulteriore elemento che ha intensificato, irrobustito la fiducia dei nostri concittadini nei confronti della Polizia di Stato. Questo è, lei poc'anzi ha ricordato, le ragioni e gli obiettivi della funzione della Polizia di Stato, che non sono stati minimamente indeboliti o attenuati dalla coincidenza con l'emergenza sanitaria. Lei ha parlato della protezione delle democratiche istituzioni della Repubblica e della garanzia della tutela della libertà, dei diritti, della sicurezza dei cittadini. Compiti questi che esprimono il servizio alla Repubblica che la Polizia di Stato realizza e costantemente mette in opera. Questi compiti si articolano in tanti fronti: la lotta alla criminalità organizzata, la ricerca di latitanti, la lotta al crimine in qualunque forma, la prevenzione, l'attività di prevenzione spesso non conosciuta ma preziosa contro pericoli terroristici e il contrasto al terrorismo insieme alle altre forze di polizia nella forma del coordinamento così felicemente definita appunto dalla 121. Tutto questo è motivo di riconoscenza da parte del nostro Paese. E il pensiero non può che andare non soltanto ai 14 caduti per effetto del contagio da virus, ma a quanti nel corso del tempo hanno sacrificato la vita per causa di servizio nella Polizia di Stato.
Nuova ordinanza del commissario straordinaria per l'emergenza Covid-19, il generale Francesco Paolo Figliuolo, che riguarda la campagna vaccinale in Italia. Priorità assoluta infatti agli over 80, alle persone fragili. Il provvedimento, coordinato con il Ministero della Salute, segue quanto indicato dal Premier Mario Draghi in conferenza stampa, che ha già iniziato il ciclo vaccinale, ovviamente lo terminerà. L'ordinanza, si legge nel testo, risponde all'esigenza di dover procedere con la massima celerità a vaccinare coloro i quali, dalle evidenze scientifiche ad oggi disponibili, risultano più vulnerabili, qualora infettati dal Covid. Il piano nazionale vaccinale quindi rispetta l'ordine di priorità, persone di età superiore agli anni 80, persone con elevata fragilità e i familiari conviventi, caregiver, genitori, tutori, affidatari, persone di età compresa tra i 70 e i 79 anni e a seguire di quelle di età compresa tra i 60 e i 69, utilizzando prevalentemente i vaccini Vaxzevria. Parallelamente sarà completata la vaccinazione di tutto il personale sanitario e sociosanitario in prima linea nelle diagnosi, nel trattamento e nella cura del Covid-19 e di tutti coloro che operano in presenza presso strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private. Le persone che hanno già ricevuto la prima somministrazione potranno completare il ciclo con il medesimo vaccino. Non c'è alcun problema nel fare la seconda dose di AstraZeneca, provato a rassicurare il generale Figliuolo. Così i quasi 2,5 milioni di italiani che hanno già ricevuto il vaccino anglo-svedese. Inoltre si sta valutando di allungare fino a 42 giorni il richiamo di Pfizer, il vaccino più disponibile per quantità e il più affidabile nell'immaginario collettivo. Questo quindi consentirebbe di incrementare le persone che potranno ricevere la prima dose. Dati preoccupanti ancora quelli che emergono dal bollettino Covid di contagi in Italia. Sono 18.938 i nuovi contagi nelle scorse 24 ore su 362.973 tamponi processati in un giorno, con il tasso di positività al 5,2%. A preoccupare però il numero dei decessi, ben 718 nelle ultime 24 ore, mentre le terapie intensive diminuiscono di 60 unità e i ricoveri ordinari calano di 705 unità. Ascoltiamo il punto della cabina di regia da parte di Gianni Rezza. Migliora leggermente rispetto alla scorsa settimana la situazione epidemiologica nel nostro paese e l'RT scende a 0,92. Per quanto riguarda l'incidenza, questa è di 211 casi di Covid per 100.000 abitanti e in lieve flessione rispetto alla scorsa settimana, anche se rimane però purtroppo piuttosto elevata. E rimane elevato il carico di casi sul sistema sanitario, tant'è vero che il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva è di circa il 41%, quindi ben al di sopra della soglia critica del 30%, e l'occupazione dei posti di area medica anche è al 44%, quindi al di sopra del 40% che è considerata la soglia critica. Vista la situazione epidemiologica bisogna continuare a tenere dei comportamenti prudenti, ma soprattutto c'è bisogno di un'accelerazione della campagna vaccinale a partire dalla copertura delle persone più anziane. Torna a salire la curva pandemica, anche in Campania con 2.225 nuovi positivi, 1.462 asintomatici e 763 sintomatici su 21.149 tamponi molecolari. Il rapporto positivi tamponi è pari al 10,52%, in aumento rispetto al 9,13% registrato in precedenza. In totale sono 31 i decessi, 21 nelle ultime 48 ore e 10 in precedenza, per un totale di 5.734 vittime, 1.967 invece pazienti guariti, per un totale di 256.145. I posti letto occupati sono 148 su 656 disponibili in terapia intensiva, 1.558 su 3.160 disponibili invece in degenza ordinaria. Inoltre, come da comunicazione della Regione Campania tramite l'unità di crisi, da questa mattina prenderanno il via le adesioni sulla consueta piattaforma per la campagna vaccinale degli over 60 fino ai 69 anni. Le convocazioni si attiveranno nei tempi più rapidi possibile, compatibilmente ovviamente con l'arrivo dei vaccini.
Si prospetta quindi un'altra settimana di zona rossa per la Campania, con la situazione Covid-19 che migliora ma molto lentamente. L'incidenza di positività dei tamponi resta fissa, con la regione che resta al primo posto per attualmente positivi, poco più di 91.000. Durante la consueta diretta settimanale, il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, invita tutti i campani a mantenere alta la guardia. Ascoltiamo proprio un estratto delle sue parole. Devo dire che in Campania non abbiamo avuto problemi di particolare scorrettezza, nel senso che non c'è stato nessun accordo con categorie professionali, scavalchi rispetto alla fascia degli ultra ottantenni. Siamo andati avanti in piena tranquillità e con correttezza. E tuttavia, ancora oggi, la regione Campania è la regione che ha ricevuto la dose più bassa di vaccini in percentuale alla sua popolazione. La regione Campania ha ricevuto il 22% di vaccini rispetto alla popolazione, ultima regione d'Italia. Ad oggi abbiamo 210.000 vaccini in meno di quelli che dovremmo avere. 9.000 in meno rispetto all'Emilia Romagna, che ha 1.300.000 abitanti meno di noi, 250.000 vaccini meno del Lazio, la metà dei vaccini della Lombardia e così via. Ho ascoltato nella giornata di ieri un grido di dolore e di indignazione del Presidente del Consiglio. Un grido di dolore e di indignazione che ovviamente condividiamo tutti quanti rispetto a qualche trentenne che ha scavalcato un ultra settantenne o ultra ottantenne nella vaccinazione. Bene, io con rispetto e parafrasando il grido di dolore di Draghi, mi rivolgo al Presidente del Consiglio e dico a mia volta al Presidente del Consiglio, che si è appena insediato, con quale coscienza si può togliere ai cittadini campani una quantità di 210.000 dosi di vaccino? Con quale coscienza? Con quale coscienza il governo nazionale dà ogni anno a ogni cittadino campano 47 euro in meno nel riparto del Fondo Sanitario Nazionale? Con quale coscienza il governo nazionale tollera il fatto che la Campania abbia 15.000 dipendenti in meno nel suo sistema sanitario rispetto a quello che dovrebbe avere in base alla popolazione? Mi auguro che questo mio grido di dolore sia accolto. Così come in questo caso mi rivolgo anche al Capo dello Stato, con quale coscienza si può accettare che in Italia sia calpestato da anni e anni l'articolo 3 della Costituzione, che impegna lo Stato italiano a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al raggiungimento dell'uguaglianza fra tutti i cittadini italiani? La coscienza deve funzionare sempre, non a corrente alternata. Effettuata ieri nei comuni di Scampia e Calvi Risorto un'operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali. Prosegue infatti lo sforzo di repressione e prevenzione dell'abbandono illecito di rifiuti provenienti dalle utenze domestiche, industriali e agricole, mirato anche alle discariche abusive, secondo la pianificazione stabilita con il coordinamento della Prefettura di Napoli e la Prefettura di Caserta.
L'8 aprile infatti sono entrati in azione 29 equipaggi per un totale di 70 unità interforze, controllando 4 attività imprenditoriali e commerciali, di cui 3 sequestrate, 27 persone identificate, di cui 5 denunciate tra lavoratori irregolari, reidi illeciti ambientali, 2 persone sanzionate, 10 veicoli controllati, uno sanzionato e un altro sequestrato, circa 25.000 metri quadri di aree sequestrate e 11.000 euro di sanzioni combinate. Al contempo è stata effettuata un'altra attività mirata con droni ambientali sul campo Rom di Scampia, rilevando che la situazione generale dei rifiuti è migliorata e non c'è traccia di incendi recenti. Gli stessi droni hanno tuttavia individuato un camioncino che sversava però illecitamente rifiuti, che è stato fermato all'uscita e sanzionato. Rocambolesco tentativo di evasione quasi da film dal carcere napoletano di Poggio Reale, dove ieri un detenuto campano nel tentativo di fuggire è stato incastrato in un tombino. Per liberarlo si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. A rendere nota la notizia è stato Aldo Di Giacomo, segretario generale del sindacato. Il detenuto infatti si è introdotto in un tombino nell'area passaggi del carcere. Non vi è più limite alla fantasia dei detenuti, commenta il sindacalista, che cercano in ogni modo di evadere, però questa volta il malcapitato tornerà in cella con un tentativo di evasione e con più di qualche scoriazione e dovrà ringraziare solo i vigili del fuoco che, non con senza difficoltà, sono riusciti a estrarlo dal tombino. Nonostante le criticità quotidiane e le tensioni legate all'emergenza sanitaria, aggiunge il segretario nazionale USP Giuseppe Del Sorbo, la polizia penitenziaria è riuscita a sventare il tentativo di evasione. Un plauso quindi al sindacato e al personale di polizia penitenziaria di Napoli Poggio Reale. Una maxi truffa al fischio all'INPS, quella scoperta stamane dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno sequestrato per l'operazione Ghost Credit beni immobili e mobili per circa 11 milioni di euro in tutta Italia. Le indagini delle Fiamme Gialle della Compagnia di Nettuno hanno preso le mosse dal monitoraggio di una società locale operante nel commercio di prodotti petroliferi, ma poi scoperta inattiva, che aveva numerosi crediti verso il fisco. È stato così emesso un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, sia nella forma diretta che per equivalente, dei beni nella disponibilità degli indagati, che è stato poi eseguito nelle province di Roma, Bergamo, Caltanissetta, Caserta, Como, Frosinone, Latina, Lucca, Milano, Palermo, Ragusa, Treviso e Varese. Gli accertamenti si sono poi allargati portando all'individuazione del vertice del sodalizio romano e di una seconda società utilizzata per il perfezionamento della frode. Grazie all'intervento dei militari è stato scongiurato l'utilizzo di crediti fittizi esposti nella dichiarazione della seconda società, evitando un ulteriore danno all'erario quantificato in oltre 13 milioni di euro. Indagate ed arrestate quindi 15 persone, reati contestati sono dichiarazione fraudolenta, omessa presentazione della dichiarazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione dei crediti d'imposta, riciclaggio e autoriciclaggio. Arriva puntuale come ogni sabato nella mattinata il bollettino di contagi Covid a Caserta nella sua provincia, divulgato dall'ASL locale. Sono 250 nuovi positivi con 3 decessi registrati su 2.450 tamponi processati, per un tasso di incidenza che resta quindi alto al 10,20%. I guariti sono 236, i positivi attuali crescono di 11 unità nelle ultime 24 ore, con Caserta in cima con 576 persone ancora affette dal Covid, Marcianise con 483, Maddaloni 430 ed ancora Versa con 347. Restano Covid Free San Gregorio Matese, Rocca Romana, Liberi, Letino, Gallo Matese, Ciorlano e Alano. I carabinieri del comando provinciale di Caserta, all'esito di un'attività finalizzata alla verifica della legittima percezione del reddito di cittadinanza, condotta su un numero esaminato di oltre 3.300 cittadini residenti nella provincia, hanno denunciato all'autorità giudiziaria 84 persone per aver percepito il predetto beneficio senza averne titolo e segnalato all'INPS ulteriori 18 cittadini per la sua sospensione, avendone perso il diritto in quanto destinatari di misure cautelari personali o colti mentre prestavano attività lavorativa.
Grazie all'esame incrociato tra i dati documentali e le risultanze acquisite nel corso dei servizi, è stato possibile cristallizzare varie irregolarità nelle procedure di dichiarazione del possesso dei requisiti. In particolare, sono state rilevate e contestate la ricezione del reddito, pur in presenza di sentenze definitive di condanna, per reati per i quali è invece prevista la decadenza del beneficio. Presentazione di false dichiarazioni relative a residenze fittizie, allo scopo di sottacere gli altri componenti del nucleo familiare, percettori di reddito o titolare di beni immobili. Ancora irregolarità sul territorio nazionale da parte di cittadini stranieri o mancanza del requisito dei 10 anni di residenza in Italia. Tra le posizioni emerse figurano 5 soggetti appartenenti o attigui alla criminalità organizzata e 52 con precedenti per reati comuni. Sono state avviate le procedure per la sospensione e la revoca con effetto retroattivo del reddito di cittadinanza indebitamente percepito per un ammontare di circa 500.000 euro. Terminiamo come sempre con lo sport e con la Serie A. Dopo la sconfitta contro la Juve domenica alle ore 15 allo stadio Luigi Ferraris, pari puntati su Sampdoria-Napoli, match valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A. Blucerchiati al 10º posto con 36 punti ormai salvi da tempo e cercheranno di rimanere nella parte sinistra della classifica in quest'ultimo scorcio di campionato. Squalificato Adrien Silva a centrocampo e sempre acciaccato Ekdali insieme a Torsby, potrebbe quindi esserci Askins nella zona nevralgica del campo. In attacco conferma per Gabbiadini, ex di turno che dovrebbe fare coppia con Quagliarella, altro ex, anche se resta viva l'opzione Keita Baldé al posto del capitano. Soliti ballottaggi tra difese e fasce Tonelli, Yoshida e Damsgaard Yankto. Partenopei che invece recuperano il portiere Ospina tra i pali e che devono sciogliere alcuni nodi. In attacco Osimhen, in forte vantaggio su Mertens e Politano invece su Lozano. In difesa Manolas favorito su Maximovic per fare coppia con il solito Koulibaly. I ragazzi di Gattuso, quinti in classifica, 2 lunghezze sulla zona Champions, cercano riscatto dopo la sconfitta del recupero infrasettimanale contro la Juve. Era questa la nostra ultima notizia e vi do appuntamento con l'informazione di Teleprima questa sera alle 21. Buona giornata.